Quella che vedete alle mie spalle è la collezione, o quantomeno una parte della mia collezione di albi disneyani. È, diciamo così, ancora in fase di trasloco dalla collocazione, o meglio dire, dalle collocazioni precedenti. Parte di questa collezione, infatti, si trovava in soffitta e un'altra parte in un'altra stanza. Per via di varie ristrutturazioni nella casa, si è pensato bene di spostarla in questa nuova libreria realizzata ad hoc. Visto che in questo agosto 2022 sono impegnato proprio nei traslochi e nel riordinamento, che non credo di riuscire a concludere prima di rientrare a Milano, ho pensato bene di registrare qualche video, tirando fuori qualche chicca e qualche racconto relativo proprio alla mia collezione disneyana. E volevo oggi incominciare con le copie anastatiche dei Topolino. Questo perché Zio Line un po' di tempo fa pubblicò un video dedicato proprio alle copie anastatiche di Topolino, in cui si chiedeva come mai Panini Comics non avesse deciso di portare avanti un'iniziativa di questo genere. Successivamente ci fu anche una risposta del direttore di Topolino, Alex Bertani, allo stesso Zio Line, dicendo che c'erano tutta una serie di problemi relativi in particolare alle nuove leggi sulla privacy. Però era rimasto in quella discussione che facemmo nei commenti, l'idea di realizzare appunto un video dedicato alle copie anastatiche in mio possesso. La prima copia anastatica di Topolino che ho avuto modo di leggere è stata quella del numero 1. Come si legge nel retro della copertina, questo era abbinato allo speciale dedicato a Topolino 2000. Questo uscito a marzo del 1994, contenente una selezione di varie storie prese dalla lunga vita editoriale del settimanale. L'impostazione del volume è quella dei vecchi classici Disney, in cui abbiamo una storia di raccordo che collega la selezione di storie prese appunto dalla storia del settimanale. In questo caso la storia di raccordo Topolino 2000 è scritta da Fabio Michelini e disegnata da Claudio Sciarrone. Come vedete, l'inferno di Topolino è la sua versione rimontata. Nel volume poi, dopo tutte le storie, troviamo anche una serie di articoli con varie curiosità legate alla storia editoriale del settimanale disneyano. Successivamente nel 1999, in concomitanza con i 50 anni della rivista, venne pubblicato questo speciale Top 1949, in cui venivano ristampati in maniera assolutamente fedele i primi tre numeri di Topolino. In questo caso il volume era corredato da alcuni articoli di approfondimento, più delle note a più pagina poste in fondo a ciascuna pagina del numero. Queste note semplicemente fornivano delle informazioni aggiuntive sulle storie, sugli autori, e c'erano anche informazioni sull'epoca storica in cui questi albi erano usciti. L'operazione venne poi ripetuta l'anno dopo con Top 1959, che ristampava tre dei numeri usciti sulla rivista in quell'anno. I numeri 222, 223 e 224. Anche in questo caso la struttura dell'albo era assolutamente identica. Articoli di approfondimento e note a più pagina laddove i redattori ritenevano fosse necessario per specificare i vari aspetti della storia del settimanale e dei personaggi. Poi ecco un nuovo numero 1 in copia anastatica di Topolino.
abbinato alla raccolta Topolino gli anni d'oro, uscita abbinata insieme al Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport e la L'Omnia di Floyd Gottfredson. In quel caso ognuno dei volumi della raccolta aveva abbinata una copia anastatica di uno dei numeri di Topolino. Quindi fila ho messo i numeri dal 7 al 12, dove venne pubblicato L'Inferno di Topolino, la prima parodia Disney italiana. Se andiamo a prendere un numero qualsiasi e lo andiamo a sfogliare, possiamo vedere uno dei motivi per cui una copia anastatica oggi non è possibile. E cioè, in particolare, l'interazione che la redazione aveva con i suoi lettori all'epoca. Non è possibile, ovviamente, ristampare, per esempio, la pagina della posta. E altrettanto potrebbe valere per le pubblicità. Forse quelle per i marchi ormai inesistenti potrebbe esserci un modo per non dover pagare royalties o altre cose del genere. Mentre per i marchi ancora esistenti potrebbe essere un problema. In generale comunque queste versioni sono ben fatte, confrontandole con le scansioni, diciamo così, pirata, che si possono trovare in giro, risultano anche particolarmente fedeli, visto che non hanno alcuna aggiunta ulteriore oltre l'indicazione nel retro della prima copertina sulla uscita e l'abbinamento dell'iniziativa. Una soluzione però per poter riproporre una copia anastatica, o quantomeno una soluzione il più simile possibile a una copia anastatica, potrebbe effettivamente essere una raccolta tipo quella di Top 1949 o Top 1959, in cui avrebbe anche senso sopprimere alcune pagine sostituendole con, per esempio, degli articoli di approfondimento. In questo caso, appunto, la pubblicazione in volumi darebbe un senso alla soppressione di pagine che oggi non possono essere più pubblicate. Detto ciò, dandovi appuntamento al prossimo video con chicche tratte dalla mia collezione disneyana, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!